Allora, Lorenzo, hai parlato di personaggi e adesso è arrivato il momento dell'approfondimento curato dall'amica Maria Carannante con vite da blogger. Oggi lo speciale Nonno Raccontami è dedicata, sarà fatta in due puntate, a Remo Mercuri, un grande pittore. Paese mio che stai sulla collina, disteso come un vecchio addormentato, la noia, l'abbandono, il niente sono la tua malattia. Paese mio, ti lascio, vado via. Io sono Maria Chiara. E io sono Vanessa. Oggi vi porteremo a Castelli per conoscere una storia interessante. Vi faremo ascoltare la storia di Remo Mercuri, un artista da mille sfaccettature, che ha passato la sua vita alla ricerca dell'armonia del colore. Dai, andiamo! Non vedo l'ora! Buon pomeriggio, amici di Vita da Blogger, io sono Remo Mercuri, sono nato a Castelli, sono un ceramista, sono nato ceramista. La mia vita per quanto riguarda l'arte è molto precoce, in quanto io sin da piccolo avevo questa passione di disegnare. Mi ricordo all'epoca ci stava un fumetto che io leggevo ed ero attratto da questo fumetto, soprattutto dai disegni che vedevo su questo giornalino. E mi dicevo, ma guarda quanto sono facili da fare questi. Quindi prendevo un album da disegno con i miei colori, soprattutto matite colorate. E cominciavo a provare a copiare quelle cose e ragazzi, quante volte mi sono arrabbiato, pianto pure forse, perché non riuscivo a fare quelle cose, ovviamente non ci riuscivo. E quindi usavo molta carta, soprattutto gli album da disegno, e non sempre mamma me li poteva comprare. Quindi che succedeva? Io furbo, perché volevo disegnare, mi piaceva, compravo la carta regalo. Quindi la tagliavo a mo' di fogli di album e lì disegnavo, quindi avevo molto molto materiale per poter poi disegnare. E così la mia vita inizia da disegnatore. Poi piano piano la vita cambia ovviamente. Qui avevo 11-12 anni, a 14 anni succede che i miei genitori, soprattutto mia madre, perché mio padre, ragazzi, mio padre lavorava fuori, quindi la vita con papà è stata vissuta molto poco, perché poi lui è morto all'età circa 60 anni, quindi me lo sono goduto poco. E mamma sin da piccoli, io, mio fratello e mia sorella, mamma ci portava, faceva da chioccio ovviamente, e ci teneva sempre uniti nella famiglia. Che cosa succede? Che ci manda a lavorare. Questa è una bella avventura.
ci manda a lavorare perché qui vicino casa mia c'era una fabbrica allora di ceramiche. Questa fabbrica stava proprio a 10 metri da casa, quindi la mattina mamma, essendo una contadina abituata ad alzarsi presto, queste tradizioni le ha inculcate pure a noi, ci faceva alzare presto e andavamo a lavorare la mattina alle 4 in questa fabbrica. Quindi di lì continuavo quello che era il discorso del disegno, anche se poi il lavoro che facevo in questa fabbrica non era un disegno libero, ma era un disegno schematizzato, perché si lavorava soprattutto a catena, dicevamo allora, cioè uno faceva un fiore ad esempio, uno faceva le foglie, uno faceva il fiore e così via, quindi ognuno aveva il suo compito. Il mio compito era quello di fare il barocco chiamato, ed era una decorazione che serviva per riempire poi tutto quanto l'oggettino, colorarlo. Quindi era un lavoro monotono, era un lavoro noioso. Poi che succede? Mio padre e mia madre avevano affittato qui vicino delle stanze a un ceramista che prima stava a Isola, poi venne a Castelli e i miei gli affittarono questi locali. Questo qua mi chiamava ogni tanto per poter dipingere dei vasi e quindi io andavo. Poi alla fine mi fece una proposta lui, mi fece una proposta e se volevo produrre ceramica insieme a lui e dividevamo poi il raccolto nei soldi. Ma io ero lì per lì titubante, però la voglia c'era tanta, anche perché lì mi permetteva di fare quello che nella fabbrica non potevo fare, in quanto lì dovevo fare delle cose prestabilite. Qui invece avevo libertà massima. Partivamo la mattina alle 4, ci alzavamo, andavamo a lavorare, alle 7 si usciva, quindi poi andavamo a scuola. A scuola all'Istituto d'Arte di Castelli, a piedi, quindi vento, pioggia e via dicendo, non ci fermava niente e nessuno. Si procedeva a piedi e si andava a scuola. Poi successe che vado con questo signore a fare una mostra a Pescara di ceramiche. E lì fu forse una fortuna, perché nella vita ci vuole pure questo, ci vuole pure fortuna. Lì avevamo fatto una statuetta che rappresentava il costume tipico abruzzese, con questa donna con la conca sopra la testa. E bello, perché in quell'occasione venne Giuliana Longari, posso dirlo il nome, che era famosa, perché era stato a Rischia Tutto di Mike Buongiorno, un programma che facevano alla televisione, quindi io la conoscevo tramite la televisione, ma era comunque la moglie di un signore che produceva dei liquori. E ci compra questa statuetta e di conseguenza questo voleva che noi facevamo una serie di statuette per poi mettere il liquore dentro, doveva fungere da contenitore, e ciò fu fatto. Intanto finisco gli studi, faccio gli esami di maturità, raggiungo risultati ottimi nonostante esco da scuola tardi, poi ritorno di nuovo a lavorare, esco la sera e via dicendo. Comunque un lavoro di sacrifici e una vita proprio abbastanza dura, però una vita che mi ha insegnato tanti valori. I valori principali sono quelli di capire il lavoro e soprattutto apprezzarlo, e mi hanno insegnato un mestiere.
Vi racconto un particolare per quanto riguarda la mia infanzia a Castelli. Prima non ci stavano i forni elettrici come oggi, prima ci stavano i forni a legna, quindi il ceramista, erano forni enormi, il ceramista dopo aver messo tutta la ceramica ultimata, dipinta eccetera eccetera, accendeva il forno e questa cottura durava diverse ore, addirittura giorni. Quindi che cosa succedeva? La sera era una festa. Perché? Perché ci recavamo noi ragazzi, in queste, soprattutto d'inverno, in queste fabbriche dove erano accesi i forni, dove i ceramisti mettevano poi con un grosso contenitore dove mettevano le patate dentro e le cuocevano sopra il forno. E lì si mangiavano queste cose e non solo, e ci raccontavano la vita, ci raccontavano tutto, che erano cose formidabili. Adesso io tutti gli aneddoti e tutte queste cose qua non me le ricordo, però vi dico soltanto questo, che è stato un momento che io ho apprezzato tanto, è un momento in cui non vedevamo l'ora che accendessero i forni, proprio per andare, sì, pure per mangiare le patate, ma soprattutto per sentire che questi signori che ci raccontavano, ci parlavano della ceramica, ci raccontavano tutto del paese. Ricordi dei genitori era questo, mamma che ci mandava a lavorare. Vi racconto un altro particolare, non solo ci mandava a lavorare, poi la sera quando ci stava un po' di libertà, ragazzi, noi avevamo la dunata a una certa ora, non è che potevamo uscire come oggi, ragazzi di 12-13 anni rientrano la notte alle 2 o le 3, ma che? Allora una sera mi sono lasciato trascinare dai ragazzi, dagli amici più grandi di me, c'era una festa qui vicino, un paese qui vicino che è Colle d'Oro. Allora io la sera alle 10 avevo la dunata, quindi dovevo stare a casa perché mamma non, anche perché mamma soprattutto si alzava sempre la mattina verso le 4 per andare a lavorare, ma poi toccava pure a noi, quindi non è che potevamo stare in piedi la notte. Quindi che cosa succede? Che sì dai torniamo tutti quanti, ma avevano garantito per le 10 saremmo stati qui, ma così non è stato. Perché poi ci siamo lasciati trascinare dalla festa e quindi siamo tornati alle 11:30. Durante, uno di loro aveva la macchina, durante la strada per il ritorno mi chiedevo io, ma chissà mo, se posso rientrare, perché mamma toglieva la chiave, capito? Ho avuto una fortuna quella notte, ho visto la chiave nella porta. Ho detto che quanto sono fortunato. Rientro, non accendo neppure la luce. Apro la porta piano piano, tiro via la chiave, chiudo la porta. Appena chiuso la porta sento una bastonata arrivarmi. Che non vi dico ragazzi, non vi dico. Però sono ricordi bellissimi. Questi sono ricordi che poi li porti sempre con te. Io lì ho due mattonelle dove ci sta rappresentato sopra un paesaggio che io ho fatto all'età di 14 anni.
Meno male che le ho riavute da un signore che è venuto qua e mi disse: guarda, io ho dei lavori tuoi. E allora mi fa lui: io te li ridò, però tu mi devi dare un quadro di questi qui. Detto bene. Se me ne chiedeva più di uno gliel'avrei dato comunque. Comunque lui si accontentò di poco e io ho ripreso le mie cose. Lì con quei quadri si vede tutta la mia trafila di pittore su ceramica, perché i quadri sono stati fatti a 14 anni, i piatti sono gli ultimi lavori che ho fatto su ceramica. Mi è piaciuto molto il messaggio che ci ha voluto dare questo fantastico artista, perché mi insegna a non smettere mai di credere nei propri sogni e nelle proprie potenzialità. Anch'io, come l'artista, penso che il lavoro debba essere preso in maniera positiva, perché è un insieme di sacrifici che ci porta a raggiungere i nostri obiettivi. L'artista e i quadri rappresentano la stessa cosa, la stessa persona. Diciamo che rappresentano il successo di un processo molto duro. E quindi la morale di quello lì che abbiamo visto è che l'artista spiega che nella vita devi lavorare duro per ottenere le cose più semplici. Anche se le cose ci sembrano facili, in realtà sono difficili, perché come il pittore mi sento un po' come lui, perché ogni volta che faccio un disegno non mi esce bene. Mi è piaciuto quello che ha detto il pittore, perché i cuori sono una cosa bella che ci sia. È davvero ammirevole che l'artista ha iniziato a dipingere fin da piccolo e poi ha continuato a proseguire il proprio sogno e in effetti è riuscito a realizzarlo. Anche a me piacerebbe essere brava come lui, perché riconosco che come artista e come pittore è molto bravo, però al contrario suo non sono tanto capace. È bello scoprire che c'è qualcun altro, proprio come te, che cerca la perfetta armonia tra i colori. La vita di questo artista è un grande esempio per tutti noi, perché nonostante le numerose difficoltà che ha dovuto affrontare non si è mai arreso e grazie a questa sua grande costanza è riuscito a raggiungere traguardi meravigliosi. Ragazzi, non mollate mai, non dovete farlo. Qualsiasi cosa vi piace, tenete duro, perché alla fine ci riuscirete, otterrete i risultati che volete. Che sarà, che sarà, che sarà, che sarà della mia vita, chi lo sa? So far tutto, forse niente, da domani si vedrà. E sarà, sarà quel che sarà. Allora, vi è piaciuto quello che ci ha raccontato il signor Remo? Ma la storia non è ancora finita! Ci rivedremo nel prossimo episodio di Vite da Blogger! E scopriremo cosa accadrà al signor Remo. E ci vediamo su Rete 8. Ti do l'appuntamento, come quando non lo so, ma so soltanto che ritornerò. Che sarà, che sarà, sarà, che sarà della mia vita, chi lo sa? Come porto la chitarra e se la notte piangerò una nenia di paese suona.